Ecco qui l'evento, questo è quello che succederà, è iniziato l'evento finale di Fortnite, stanno rapendo, guardate, sono scesi gli UFO, no, il Cavaliere Nero, non mi dire che hanno aggiunto pure il Cavaliere Nero, Season 7, Capitolo 2, eccolo qui, non ci credo. Bene, prima di cominciare con il video ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale, Lucia Di Matteo, Spia 56, The Big Squid, Giacomo 18-2010, Ayub Mod di JoX97, Giovanni Buongino 007, Matteo 2007 Pro e Giorgio 18. Grazie mille amichetti miei. Mi raccomando, importantissimo, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più fa per te, fallo adesso ed entrerai nella nostra super family, verrai salutato nei miei video ed avrai tantissimi vantaggi. Io ti aspetto in famiglia, abbonati ora. Sì, ci siamo. No, tranquilli, non sono Cristiano Ronaldo. Come avete letto sicuramente dal titolo, la nuova stagione 7, il nuovo evento finale è arrivato su Fortnite. Adesso ve lo andrò a mostrare, voi non potete minimamente capire di cosa si tratta, è proprio la storia dell'umanità. Io prima di cominciare però ti voglio invitare ad iscriverti al canale, mi raccomando attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna mia live ogni giorno alle ore 18, quindi mi raccomando, quando ti aspetto ogni giorno alle ore 18 in live, non te lo dimenticare. E cosa importantissima, quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti, negozio oggetti, mamma mia, questa cosa è proprio sacra. Tasto supporto creatore in basso a destra ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore geo-x97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. E se lo utilizzi fammi sapere il tuo ID Epic qui sotto nei commenti, perché avrai tantissimi vantaggi e giocherai sempre con me. Dai. Ma adesso andiamo a vedere questo evento. Ci siamo, eccoci qua nella nuova Season 7 Capitolo 2. Bene, ci siamo proprio con l'evento finale. E adesso, come sai, JoX97 ti dice sempre tutto quello che deve succedere. Anche oggi sarò così. Bene, mi raccomando però, stammi bene a sentire, guarda il video fino alla fine, se no non capirei veramente nulla, io te lo dico. Allora, prima di tutto, amici miei, siete un po' confusi, sì, ammettetelo, siete un po' confusi. Beh, tutti voi mi dite, giù, ma quando c'è l'evento, a che ora sarà? Allora, amici, l'8 giugno alle ore 19 ci sarà l'evento finale e poi l'indomani mattina, quindi probabilmente verso le 10, sì, sicuramente verso le 10. Beh, diciamo che in realtà si vocifera tra le 8 di mattina e le 10, come al solito, inizierà l'aggiornamento per la stagione 7 del capitolo 2 di Fortnite. A meno che io magari non ho un altro Fortnite e mi parte l'aggiornamento della stagione 83 per il capitolo 7. Però in teoria no. Bene, per quanto riguarda l'evento, noi lo potremmo giocare. Purtroppo, amichetti miei, l'evento non si potrà giocare. E mi dispiace, non sarà interattivo come quello della scorsa season e quindi dovremmo insomma semplicemente guardarlo. Importantissimo quanto durerà. L'evento durerà 20 minuti, che effettivamente se ci pensate per un evento è tantissimo. Cioè noi dovremmo stare 20 minuti a guardare dei budini che scendono dai pianeti e ci devono invadere tutti. È veramente divertente come cosa se ci pensate. In realtà no, vabbè, comunque. Allora vediamo di già alcune delle immagini in anteprima per questo evento. O meglio, io vi dirò, raga, assolutamente quello diciamo che succede. Bene, vediamo innanzitutto alcune delle immagini in anteprima. O meglio, vi dirò io un po' quello che succederà. Allora, intanto ci sono dei dinosauri. Stai attento, proteggiti, budino. Come si chiama questa skin? Jonesy. Innanzitutto vedremo gli alieni scendere dallo spazio. Quindi diciamo che la prima parte, dai. Ma che cavolo mi interessa? Cioè, io qua ti sto parlando degli UFO, degli alieni che devono invadere la mappa di Fortnite. Tu non so cosa mi fai vedere, ma a proposito, avete lasciato mi piace? Io sapete che ho le, diciamo, abilità di un mago e mi sembra che ancora non le lasciato mi piace. Ho indovinato, lo so. Ti do 5 secondi di tempo per lasciarlo. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto, spacca, detona, distruggi il tasto di mi piace. Dai, fallo adesso. E so che ancora non l'hai lasciato, quindi ti
do altri 2 secondi di tempo. Meno 2, meno 1, tempo scaduto. Bravissimo. Allora, dopodiché, dopo che scenderanno gli alieni, assisteremo ad una mega battaglia tra quelli che sono gli alieni, gli UFO e le skin. Infatti l'obiettivo degli alieni sarà quello di rapirci, mamma mia. Non mi fate domande, e le skin dovranno resistere. Abbiamo già visto dal trailer dell'evento finale che ci sarà Jonesy che lotterà contro una skin aliena, che poi tra l'altro vi parlerò pure di quelle che sono tutte le nuovissime skin. Non vi preoccupate, non abbiate paura. E una skin dell'orsetto viola al suo posto subisce una martellata esattamente qui. O qui, o da qualsiasi parte, insomma. E probabilmente morirà. Sì. Lo so, è brutto, ma tutto il resto lo vedremo semplicemente vivendo. Sì, questo sì, ma è ovviamente vedendo l'evento che io vi ricordo farò in live nel mio canale. Quindi mi raccomando, attiva la campanella, controlla che sia attivata su tutte le notifiche, e se non sei iscritto, premi il pulsante, ci stai un secondo e super veloce, e resterai sempre aggiornato sulle live, sui video, su tutto quello che riguarda il mondo di Fortnite. Che bello. Bene, continuando la epic, io non ve lo volevo dire, sicuramente lo avrete visto dalla copertina. Avrete visto una skin dell'alieno e una skin del cavaliere nero. Tu dici, Joe, sei impazzito? Beh, potrei essere impazzito, ma da quello che ho sentito, il pass battaglia intanto avrà come skin principale l'alieno. Quindi, per chi non sapesse ancora, il tema è gli alieni. UFO, avete preso? Oh, gli è atterrato un pollo sulla testa. Guarda lì, sei un pollo. Gli è atterrato un pollo, è bellissimo. Oltre agli alieni, però, ci sarà un'altra probabile skin leakata che l'avete appunto vista in copertina. Il cavaliere nero, il Black Knight. Avete capito bene, il cavaliere nero, la skin che tutti noi abbiamo sognato, abbiamo bramato. Beh, che vuol dire bramato? Non lo so. Per anni uscirà finalmente su Fortnite. E probabilmente, io non vi dico che la troveremo il giorno della season, assolutamente no, ma la Epic la rilascerà il giorno, cioè, o meglio, durante, nel corso, ok, della season 7, capitolo 2. Mi raccomando, codice creatore Geo-X97, lo trovate proprio qui sotto di me, inseritelo per shoppare, basta. E basta, è possibile che in continuazione mi devono spuntare pubblicità? Io veramente non so più cosa fare, non so più cosa dire. Ecco qui l'evento, questo è quello che succederà. È iniziato l'evento finale di Fortnite, stanno rapendo, guardate, sono scesi gli UFO, no, il cavaliere nero, non mi dire che hanno aggiunto pure il cavaliere nero, season 7, capitolo 2, eccolo qui, non ci credo, è bellissimo. Poi abbiamo addirittura questo trailer, quindi diciamo che qui vi sta presentando quelle che sono varie possibilità di vari trailer. Ecco, qui ci troviamo in una bella città, Rise Your Dreams, quindi sicuramente sì, bisogna inseguire i tuoi sogni, best friend today, sì, va bene, il mio migliore amico, però non ho capito cosa c'entrano gli alieni con tutto questo. Bene, sicuramente vediamo quella che è una torre super super alta. Però, che cavolo, Yono, ma che cavolo significa? Io non lo so, vabbè, qua sembriamo a New York o a Tokyo. Ecco la skin che abbiamo visto che stava per uccidere Jonesy. Amici, preparatevi perché non sarà per nulla divertente. Io lo dico, non sarà per nulla divertente. Bene, allora, vediamo un po'. Sta camminando, siamo intanto qui, vediamo immagini della mappa di Fortnite. Ci siamo proprio immersi in quello che sarà l'evento nel suo clou. Ecco, season 7. Cioè, ci sarà una battaglia tra quelle che sono tutte le nostre skin e questi praticamente alieni, queste skin robot, queste skin futuristiche. Questa è assolutamente una delle probabilità. Poi vediamo addirittura anche l'altra. Io ve lo dico, preparatevi perché ci sarà assolutamente da divertirsi e anche da piangere per chi come me ha paura degli alieni. Va bene, comunque non lasciamo perdere. Banana stand, lo stand della banana. Beh, bellissimo, sicuramente. Lì vendono banane? C'è qualcuno che commercia banane? Magari una bananita che dice, vuoi una banana? Te la regalo. Non lo so, che cavolo potrebbe succedere? Allora, vediamo qui, attualmente abbiamo un'atmosfera intanto oscura. Ok, quindi non riusciamo a capire niente. Sembra che ci sia un allarme che suona. Ecco, un allarme in corso, magari sapete che ci sono tutti quei budini ricottosi che corrono. Io non capisco veramente nulla. Beh, c'è ben poco da ridere. Comunque, continuiamo. Non succede nulla. Ah, ok, inquadro nel cielo, importantissimo. Io questi trailer non li ho visti, o almeno questo non l'ho visto. Infatti è bello proprio reagire in contemporanea con voi. E ne è arrivato un altro, ma prima uno, poi due, poi tre. Tra poco mi vedo pure io nella pubblicità che dico, ehi, vuoi comprare un budino? Compra Geo-X97. Cioè, che cavolo. Beh, prima o poi farò una pubblicità sui budini, ve lo prometto. Allora, vediamo un po'. Ok, sta scendendo probabilmente qualche creatura mistica.
No, non sta scendendo nessuno. Beh, stanno inquadrando l'alba. Quindi l'alba che doveva essere un alieno gigante che c'è il sole, che forse se ne sta andando. Quindi stiamo entrando un po' nel mood, nell'atmosfera molto, molto brutta. Ecco, infatti mamma mia, mi è spuntato l'alieno gigante. Sapete ragazzi, io non so più che dirvi. Mi raccomando, condividete il video con tutti i vostri amici. Fatemi sapere se siete in hype per questo evento. Io non sto più nella pelle. Mi raccomando, codice creatore Geo-X97 e abbonati. Let's go!